Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dedicato questa volta alle SP32. È un microcontrollore come le SP8266, ma a differenza delle SP8266 ha disponibili dei pin digitali, ha una USB on board e quindi può essere programmato e utilizzato senza l'utilizzo di Arduino. Andremo a vedere alcune caratteristiche che non mi sono piaciute e altre che mi sono piaciute. La prima caratteristica che non mi è piaciuta per niente praticamente è che se utilizziamo una breadboard per prototipare il nostro circuito, già dalla pedinatura sotto non riesco ad inserirlo all'interno della breadboard. Ma un'altra cosa fastidiosa è il fatto che se io inserisco questo modulo sulla breadboard, ammesso che ce la faccia, praticamente occupa tutta la breadboard e quindi non è possibile utilizzarlo sulla breadboard, ma dovremmo andare ad inserire qui i cavetti 2-pont in modo tale da collegarli con un componente esterno. Altra cosa che non mi è piaciuta praticamente è il fatto che collegandolo al computer dobbiamo scaricare dei driver aggiuntivi, non si prende i driver seriali di Arduino, quindi dovremmo andare su un sito, Silicon Labs è il sito, e da lì scegliere i driver appositi per il nostro sistema operativo. Ultima cosa che non mi è piaciuta praticamente il fatto che qui sopra al microcontrollore ci sono due pulsanti. Questi due pulsanti servono per mandarlo in programmazione e un altro per resettarlo. Allora, il tasto di reset N, che è praticamente il tasto enable, è l'equivalente del pulsante reset di Arduino. Mentre per quanto riguarda il pulsante boot, praticamente dà la possibilità di aprire, diciamo, una connessione seriale al momento del caricamento del programma. E ho perso un po' di tempo, sinceramente. Mi diceva connessione, però non si connetteva, alla fine faceva errore e pensavo che questo fosse rotto. Al momento che devo caricare lo sketch, premo carica sketch e a quel punto l'ID di Arduino mi dice connessione. Aspetto qualche secondo e tengo premuto il pulsante boot in modo tale che il microcontrollore poi vada ad aprire una connessione seriale e far capire all'ID di caricare lo sketch. Cose che mi sono piaciute. Allora, ha un processore leggermente più grandicello rispetto alle SP8266. È possibile andarlo a maggiorare da 80 MHz fino a 240 MHz, quindi è possibile andarlo a potenziare tramite ovviamente la programmazione. Un'altra caratteristica che mi è piaciuta è il fatto che abbia dei pin suoi, quindi non è necessario collegarlo ad Arduino. Quindi se vogliamo collegarlo a una scheda relay non dobbiamo passare per Arduino, ma possiamo collegarlo direttamente qua. Questa caratteristica ovviamente porta ad un'altra cosa, che non dobbiamo fare doppie programmazioni, cioè non dobbiamo fare un software per Arduino che legga le istruzioni delle SP32. Si elimina ovviamente tempo sulla programmazione, perché tutto il meccanismo viene gestito direttamente da questa schedina. Allora, adesso andiamo a collegarlo al computer e effettuare la prima configurazione. La prima cosa da fare è andarlo a collegare al nostro computer. Così. Ok. Allora, cosa dobbiamo andare a fare? Adesso dobbiamo dapprima installare i driver che ci servono per farlo riconoscere al computer. Allora, io ho salvato tutto qui, troverete poi il link in descrizione del sito per scaricare i driver. Allora, Silicon Labs, come vi avevo detto in precedenza. Io ho Windows 10, quindi scarico i primi driver. Faccio salva. Perfetto, download. Allora, estraggo questa cartella. Vado su CP210X Universal Windows Driver
e installo i driver a seconda dell'architettura del nostro processore. Io ho un 64 bit, quindi installo il 64 bit. Faccio sì, faccio avanti e fine. Perfetto, i primi driver sono installati. Adesso dobbiamo configurare il nostro IDE di Arduino. Quindi andiamo su il link di installazione che andrà inserito nelle impostazioni di Arduino, procedimento analogo all'installazione dell'8266. Quindi entro nell'IDE di Arduino, vado su File, vado su Impostazioni, clicco su questa icona qui, andiamo ad inserire il link qui. Perfetto. E faccio ok. Adesso vado su strumenti, vado su scheda, vado su gestore schede e cerchiamo ESP32 e lo troviamo qui. Allora vado su installa. Ok, una volta installato premiamo chiudi, andiamo di nuovo su strumenti, andiamo su scheda e scendiamo qui affinché non troviamo Doit ESP32 DevKit versione 1. Lo clicchiamo, aspettiamo qualche secondo, torniamo qui, accertiamoci che upload speed sia 921.600 e a questo punto dobbiamo andare a caricare il nostro sketch. Allora facciamo file, facciamo esempi e andiamo su wifi. Da wifi mettiamo wifi scan. Questo sketch praticamente ci permette di andare a scansionare tutte le wifi vicine disponibili e ce le mostra nel monitor seriale. Allora, una volta scelta la scheda andiamo a scegliere la COM, che in questo caso deve essere COM 20. Adesso andiamo a caricare il nostro sketch, premiamo carica. Ok, ci sta facendo connecting. Dobbiamo tenere premuto il pulsante boot. Come vedete inizia il caricamento dello sketch all'interno del microprocessore. Ah, un'altra cosa che non mi è piaciuta è praticamente il fatto che non ha LED di stato riguardanti le connessioni seriali, quindi non sappiamo cosa sta facendo a tutti gli effetti. Adesso, una volta che abbiamo caricato il nostro sketch e praticamente l'IDE ci dice Leaving Hardware Setting via RST Pin, noi premiamo Enable. Ok. Andiamo su strumenti, andiamo su monitor seriale e andiamo a selezionare il baud rate a 115.200. Aspettiamo qualche secondo e vedete che il nostro ESP32 ci dice tutte le connessioni wifi disponibili nella zona. Io spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia utile per i vostri progetti. Se volete acquistare questo modulo lo potete trovare giù in descrizione, link di Amazon. Se acquistate da quel link mi date una mano a portare avanti il canale. Mettete mi piace al video se vi piace, ditemi la vostra sotto nei commenti e soprattutto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina, altrimenti non vi arrivano le notifiche e non sapete quando io pubblico i nuovi video. Soprattutto anche per questo motivo io vi invito a iscrivervi al canale Telegram, dove andrò ad inserire le novità del mio canale. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video e buona sperimentazione. Ciao a tutti!